faccio io. 1, 2, 3. Gianluigi Trovesi, serate particolari dedicate alla musica, giocando e insegnando anche. Sì, allora, noi ci troviamo tutti i giovedì più o meno. L'idea è venuta da questa riflessione. La maggior parte di noi suona la musica che qualcuno gli fa vedere davanti. Qualcuno scrive la musica e noi la suoniamo, no? Questa. Ora, un buon lavoro potrebbe essere quello di fare un percorso per cui noi siamo in grado anche di inventare musica. Non è un corso di composizione. La prima riflessione è questa, che se uno si mette e scrive musica dietro magari dei consigli, comincia a entrare anche nel meccanismo della musica, può anche suonarla meglio. Altra cosa, noi faremo che cosa? Scriveremo una sinfonia? No, l'obiettivo di questo corso, che è la fine del corso, chi resisterà, no? Col suo strumento scrive un pezzo. Ma per strumento solo, no? Un pezzo o più pezzi, prima riflessione, soffiando escono, o pizzicando, eccetera, o cantando escono dei suoni che hanno un colore, quindi bisogna un colore e hanno un'emozione. Noi dobbiamo cominciare a riflettere che il nostro suono, il nostro strumento, già con una nota può creare delle emozioni, no? E da lì possiamo partire. Poi ci sono alcune tecniche di lavoro, come quello che abbiamo scritto lì, per cui tipo la moltiplicazione dei pani e dei pesci e del Vangelo, no? Qui con un paio di note riusciamo a moltiplicare, possiamo vagare e poi discutiamo, parliamo tra di noi, no? Questo siamo ancora agli inizi, butto lì, non so, loro dovrebbero, l'hanno già fatto, no? Tipo sull'incipit del 5 maggio di Manzoni, ehi fu, cosa fai? Suoni che cosa? O stai zitto? Solo dopo l'incipit, cioè questa emozione, prova a riportarla con un suono, con qualcosa. Quindi proviamo a lavorare in questo senso. Loro riflettono su quello che ha fatto, ma non esiste la cosa bella o la cosa brutta. Per esempio il fatto se lei deve decidere tra suonare o non suonare, no? O dipingere o non dipingere, questo è un problema, no? E poi forse viene più facile raccontare dei colori. Noi abbiamo una tavolozza di colori, noi però possiamo utilizzare un solo colore per raccontare una storia, possiamo utilizzare più colori, possiamo non utilizzare i colori e presentare la tela quasi bianca, oppure possiamo utilizzare il carboncino. Quindi noi con gli strumenti, con la musica, abbiamo queste possibilità, no? Bisogna solo riflettere un po', poi piano piano viene fuori l'emozione eventualmente che può servire. Un anno speciale per lei, l'80 anni. Sì, ha pensato qualcosa, sì, c'è qualcosa? Ma io citerei che fosse ancora più speciale il 90esimo, ma però se sto bene, chiaramente, no? E infatti quello è un traguardo pazzesco, no? Io volevo annunciare, no, che il 14 di aprile, domenica 14 aprile, verrà, dico finalmente, presentato un lavoro mio sinfonico chiamato Bergheim, che è intorno alla montagna incantata di Thomas Mann. Tra parentesi, quest'anno è il centenario della pubblicazione della montagna incantata. Verrà presentato come? Qui a Nembro, con un docufilm, lo chiamano così adesso, un docufilm girato al Conservatorio di Brescia, dove l'orchestra sinfonica del Conservatorio di Brescia esegue questo mio progetto. Questa è la cosa che spero che si potrà eventualmente annunciare in seguito. E ci saranno anche degli incontri di preparazione a questo lavoro.